Jesus di che squadra è? È del Napoli, ma questo non è. Sì, e Acerbi di che squadra è? Dell'Inter. E allora il problema non è cosa ha fatto Acerbi, io ho sentito molti tifosi, il problema è che chi è del Napoli ritiene che Acerbi sia colpevole, chi è dell'Inter ritiene che Acerbi abbia detto ti faccio nero. Qualunque cosa abbia detto, non ha detto niente, nel senso che se lui è nero, digli che è nero, non è un'offesa per chi assuma la propria condizione in termini non di vantaggio di ritenersi una minoranza perseguitata. Nessuno perseguita un nero, dire a un nero che è nero è come dire a un bianco che è bianco. Per cui se poi la frase ti faccio nero è una frase sgradevole perché indica una forma di violenza con cui si diventa neri per le botte. Mi ha detto vai via, sei solo un negro, vai via negro. E Juan Jesus è andato all'arbitro. Acerbi poi ha tentato di abbracciarlo dicendo no scusa, sono andato oltre, ha indicato il suo compagno di squadra, Turam, anche lui è di colore, Juan Jesus ha detto va bene, finisce qui. Poi Acerbi va bene. Via, e allora. No, finisce qui, non è finito qui, perché sei solo un negro è sicuramente una formula razzista. Sei nero è il modo con cui abbiamo in qualche modo bonificato l'offesa che è implicita nella parola negro, ma se lui dice d'aver detto ti faccio nero, che è invece una imprecazione di violenza fisica, la quale è comunque abbastanza grave rispetto a un rapporto fra due persone che non dovrebbero andare a fare i pugni. Però il problema è che gli sfoghi, le polemiche verbali non possono essere ideologizzate e quindi uno ha un istinto, come appunto bestemmiare, che è di per sé una forma liberatoria che non puoi in qualche modo contenere, per cui la Acerbi non ha fatto. Vittorio, poi lui va in nazionale e Spalletti manda a casa, quindi come dire, è chiaro, tu hai ragione, bestemmiare 10 giornate in squalifica, offese razziali 10 giornate, cioè non può andare tutto a finire nell'dimenticatoio, o sbaglio? Beh, voi chiamate da Napoli, no? No, no, secondo me l'unica ragione è chi tifa per il Napoli pensa che Acerbi è una criminale, chi tifa per l'Inter... Questo mai, ma sì, ma no, la frase non ha niente a che fare, cioè uno con la propria donna, con le persone che gli sono vicine, ha una mancanza di controllo che non ha niente a che fare col suo pensiero, cioè il pensiero non si può rappresentare nelle parole che uno dice per dire sei un cretino, sei uno stronzo, sei una merda. Ma cosa vuol dire offendere? Sei solo un negro? E quello è di colore, ed è risentito. E se lui gli avesse detto sei solo un bianco, cosa sarebbe capitato? No, non sarebbe accaduto nulla, perché appunto. Non c'è nulla di razziale. A me quando dicono vai via, sei solo un terrone, ti ribalto i tavoli nel ristorante, Vittorio. Sì, ho capito, però nella formula, la ragione per cui sarà scattato questo scazzo fra i due è una cosa che va al di là della logica e della ragione, è l'ira. Nell'ira uno dice delle cose, dice alla propria moglie che è una donna che non ha fatto niente, puttana, non vuol dire che è puttana, cioè occorre immaginare che l'alterazione... Se sono in un campo di calcio è negro, non glielo puoi dire. E questo lo dici tu. No, lo dice il regolamento federale, tant'è vero che Acerbi verrà squalificato se confermate le offese razziali per 10 turni, non solo. Sì, lo so che questa è una minaccia, ma lui ha negato di averlo detto, quindi che testimone abbiamo? Sono eloquenti, cioè si legge il labiale, vuole andare a risolvere la questione con Juan Jesus. Juan Jesus dopo gli dice ok, sei andato oltre, mi hai chiesto scusa, finisce qui, e lui dice no, ma io non ho detto niente. Juan Jesus ha capito male e a Juan Jesus non può girare, no? Beh, occorre capire se ha capito male veramente oppure se il labiale dà torto, però mi sembra che queste... Se l'ha detto rientra nelle regole che abbiamo stabilito negli ultimi 10 anni, per cui non ci si può più incazzare, per cui uno qualunque cosa dica non viene interpretata come un moto d'ira che legittima, non legittima, ma fa capire perché uno dice una cosa sbagliata e la fa diventare un pensiero logico si esprime in pace, un pensiero... Vittorio, tu prima hai detto loro rappresentano, sono esempi per i giovani. Se poi facciamo passare che è normale chiamare un tuo avversario negro in campo, poi non ci meravigliamo sia Udine e ci sono gli insulti razziali con Magnan, chi chiede di sospendere le partite. Cioè forse l'Italia è un paese razzista
o in parte razzista. Ma il razzismo non esiste in Italia. Noi chiamiamo razzista qualcuno che ha una mancanza di ragionevolezza e dice delle cose fuori di logica, per cui noi dobbiamo immaginare che ci sia un diritto all'ira, all'incazzatura, all'insulto quando pensi di essere tradito. Dire puttana a una donna è una cosa che non si può dire, ma tu in quel momento lo pensi. Quindi quello che non so perché l'abbia fatto Acerbi, ma immagino. Ecco, ma se lui negherà di averlo fatto? Ma se ci sono le immagini che lo confermano, lui, secondo me, Vittorio, forse, credo, e l'ha detto proprio Acerbi, che rappresenta l'Ansena, potrebbe far cadere il muro dell'omertà. Io tra l'omertà di Acerbi e chi denuncia come Juan Jesus, io personalmente sono dalla parte di Juan Jesus. Poi è chiaro che Vittorio Sgarbi può stare... No, io non è che stonico, non riesco a immaginare come si possa far diventare una squalifica per 10 giorni un momento in cui uno perde il controllo. Il controllo si chiama controllo perché ce l'hai. Ma se lo perdi, lo perdi come lo perdono tutti.